Campionato italiano dei giovani cavalli, siamo con Renato Casiroli, lui è uno dei bravi allevatori che abbiamo in Italia. Renato, l'allevamento è così malato? Il nostro allevamento è così malato? Beh, grazie per il complimento, però io credo che bravi siano tanti allevatori e non sono per niente convinto che il nostro allevamento sia malato. Il nostro allevamento manca di un progetto serio di marketing e di comunicazione soprattutto. Cioè, gli allevatori hanno degli ottimi prodotti, li abbiamo visti anche in questi giorni, e quello che è importante è che bisogna farli vedere bene, in un contesto importante, ecco, dove ci sono cavalieri, dove ci sono sponsor, dove ci sono proprietari, dove effettivamente c'è una manifestazione completa, ecco, se vogliamo dire così. Questa è una manifestazione nata un po' male, in contemporanea altre grandi manifestazioni tipo Fontainebleau. Questo ci penalizza il fatto che qui non arriva gente che potrebbe comprare i nostri prodotti. Certamente, più tu dividi le cose, più naturalmente le persone sono un po' in confusione. C'è chi cerca un puledro, va a vedere dove se ne può vedere tanti. Ecco, per cui il fatto di avere tante piccole manifestazioni è un grosso errore. Cioè, noi dobbiamo concentrarci, come fa Fontainebleau, no, in un'unica situazione, che può essere naturalmente in date diverse da Fontainebleau, perché altrimenti chi vuole va a Fontainebleau, va al Bundeschampionat, cioè, per cui in una data diversa è meglio, in modo tale da convogliare qua dei compratori, insomma. Ieri sono stati presentati dei puledri, 6 mesi, con naturalmente le loro mamme attaccate, abbiamo rivisto due tue grandi fattrici che adesso sono passate in mano, sono in altri allevamenti, bellissimi puledri. Ottimi, ci sono degli ottimi soggetti, molto belli, morfologicamente molto preparati, veramente molto bene. Ecco, quello che è importante, tu hai toccato adesso un aspetto estremamente importante, che è la linea genetica. Ieri ne parlava anche il tecnico belga, e la genetica è fondamentale, si deve partire da questa base. Poi dopo non è soltanto questo, poi ci vuole la preparazione, ci vuole l'alimentazione, ci vuole comunque poi qualcuno che il soggetto lo porti avanti bene. Però fondamentale che ci sia un zoccolo duro, che è la genetica. La genetica femminile è la cosa su cui bisogna basarsi. Il 90% del puledro è femmina, cioè bisogna partire dalla linea femminile. E femmine importanti in Italia ne abbiamo? Femmine importanti, cioè un diamine, cioè, ma sorelle piene di campioni europei, di campioni olimpici, qua ne abbiamo, sì, e come anche. Cioè, quello che è importante è però conoscere bene la nostra fattrice, capire quali sono i pregi e i difetti, in modo tale che il nostro incrocio deve essere un incrocio a migliorare, cioè togliere quei pochi difetti e ampliare quelli che possono essere invece i grandi pregi. Sono tanti giovani allevatori, cosa possiamo fare per loro per evitare che facciano gli errori banali che sono già stati magari fatti? Selezionare stando fuori da quella che potrebbe essere una passione per un proprio figlio, ecco, cioè, per cui essere molto critici e avere una fattrice, due fattrici, ma quelle devono essere veramente buone. Cioè, non andare a coprire una cavalla perché ci siamo affezionati con lo stallone di fianco, ma anche con lo stallone di grido, non ha senso, non ha nessun senso. Bisogna partire veramente da una base femminile forte. Ecco. E capire quello che potrebbe essere il miglioratore di questa fattrice, certo, certo, nel panorama. Certo, certo, e non puntando alla moda, ecco, cioè, per cui uno dice, vabbè, è vero che ci sono degli stalloni forti, Diamant, Cannan, Cornet, eccetera, ecco, però ecco, andiamo a vedere dove possiamo effettivamente migliorare la nostra fattrice, non soltanto con quegli stalloni che sono performance, sia ben chiaro. Grazie mille, Renato. Prego, ci mancherebbe.